campagna politica anomala, quella che stiamo vivendo, c'è poco tema politico in giro, difficilmente si riesce a comprendere quali siano poi veramente i programmi che interessano le varie categorie della nostra società. Movimento Forense è un'associazione di politica forense, di conseguenza non tifa per la politica, ma si confronta e interroga la politica sui grandi temi della giustizia e sui problemi dell'avvocatura. Noi abbiamo fatto questo oggi discutendo con i politici che, bontà loro, hanno accettato il nostro invito. Chi non è venuto è perché comunque sono in giro per la campagna elettorale, quindi comprendiamo anche la loro assenza, ma voglio dire, avremo altre possibilità di poter discutere, perché credo che in questo momento storico l'avvocatura soffra di grossi problemi anche di carattere finanziario e debba confrontarsi con la politica per cercare di trovare una soluzione a quelli che sono i temi del lavoro del libero professionista e quello che sono i numeri che ingolfano alcune categorie di liberi professionisti, avvocati compresi. Io credo che sia una questione che forse è rimasta appesa in un certo qual modo, e mi si perdoni l'aggettivo, ma è tuttora sostanziale, perché è un tribunale che soffre i problemi di costruzione che è di diversi decenni fa e che, si sa, è notizia da qualche anno, deve essere ristrutturato, deve essere messo a norma, però non si comprende la metodologia di intervento e quando potrà essere fatto questo tipo di intervento sulle strutture portanti del Tribunale. Gli avvocati sono stati definiti i nuovi poveri, è realmente così? No, non esageriamo con queste definizioni, perché credo che poi vadano ad intaccare anche la dignità dei professionisti, in particolar modo degli avvocati, che non sia superiore agli altri, ma è particolare la dignità professionale degli avvocati. Ripeto, stanno attraversando un momento contingente particolare per quanto riguarda la situazione economica, ma è una diretta conseguenza di quello che accade nella nostra società. C'è una crisi economica che attanaglia la nostra nazione da circa un decennio, inevitabilmente ne risente l'avvocatura. L'avvocatura negli ultimi anni è stata una sorta di ammortizzatore sociale per i giovani, perché non ci sono concorsi, perché non ci sono altri sbocchi professionali per i laureati in giurisprudenza, e in un certo qual modo si è creata una sacca di parcheggio per tantissimi giovani che in questo momento più che altri soffrono proprio le problematiche economiche anche di inserimento attivo nella professione. Ma la struttura ha senso, diciamo, da profano, non da tecnico, non mi sembra adeguata, non so se per la sicurezza, ma sicuramente per la dignità del lavoro dei magistrati, del lavoro dei giudici, del lavoro degli avvocati, del lavoro di chi è dipendente del tribunale. Cioè, mi sembra evidente che quella struttura non sia adeguata alle necessità del lavoro di questi professionisti. Gli avvocati nuovi poveri, sì, non, molti sono nuovi poveri, perché mentre il trend del numero di cause e di procedimenti resta lo stesso, negli anni il numero di avvocati diventa esponenzialmente più alto e quindi il mercato si restringe. Bisogna ragionare su una soluzione molto seriamente, bisogna ridare dignità a questa professione. Essendo l'unico sindaco candidato alla Camera dei Deputati per la provincia di Avellino e Benevento, un sindaco deve essere concreto e pragmatico, non può dire faremo, diremo, costruiremo. Bisogna dare alternative rispetto, voglio dire, a condizioni particolari. Mi riferisco anche all'edilizia del Tribunale di Avellino, che assimilo molto al centro autistico di Valle, quando un'amministrazione decide di non decidere e quindi costringe 800 giovani autistici ad andare praticamente a un centro privato affinché non possa trovare accoglienza, un contenuto molto importante e un'argomentazione molto pregnante. La stessa cosa dicasi per il Tribunale. A mio avviso è moralmente indegno lasciare questo Tribunale in una condizione, voglio dire, fatiscente di struttura, dove ci vivono magistrati, dove ci vivono quotidianamente brillanti avvocati, brillanti magistrati, dove persone quotidianamente frequentano. Io senz'altro da qualche lustro avrei fatto già una scelta, quella di allocare il tribunale in prossimità dove sta la caserma Belardi, affinché praticamente ci possa essere anche un risveglio culturale, sociale, anche economico, di una realtà ormai abbandonata, in una desolante, voglio dire, abbandono. E questa condizione è quella di recuperare l'efficienza della prestazione, non abbandonando la speculazione e la tutela del bisogno, in questo caso il bisogno di allocare una struttura fondamentale per la giustizia.